Crotone, 10 maggio 2011, 16:51. Mancano 9 minuti all'arrivo, all'orario ufficiale dell'arrivo del presidente Berlusconi qui al Palamidone di Crotone. Si può dire che il palazzetto si è riempito, anche se, come potete vedere, ci sono anche dei posti vuoti, il che non è proprio quel bagno di folla che si poteva presumere per la visita del presidentissimo qui a Crotone, ripeto, la prima visita ufficiale da quando 17 anni fa è sceso in campo. Un servizio d'ordine che ha dell'assurdo, non so, onestamente penso che costi più il servizio d'ordine qui al Palamidone per Berlusconi che quello che è servito ultimamente, insomma, per le nozze del principe inglese. Tantissimi poliziotti in borghese con lo stemma, non ti fanno muovere, non ti fanno andare da nessuna parte, non si riesce a fare una foto decente a tanto siciliani della industriale, insomma, siciliani di Ciro Marina. E non si riesce ad andare da nessuna parte nelle prime file per fotografare i vari personaggi politici. Abbiamo visto questo Zurlo, abbiamo visto la Stasi, ecco Zurlo, ma poi c'è anche Michele Traversa, candidato a sindaco di Catanzaro, la presidentessa della provincia di Catanzaro, Wanda Ferro, davvero molto affascinante, e altri, insomma. Abbiamo visto anche consigliere provinciale Frandina, che ha avuto problemi anche all'ingresso, non lo volevano fare passare all'ingresso per le prime file, mi riferisco. Per quanto riguarda Scandale, c'è il sindaco, l'attuale sindaco Fabio Brescia, ancora sindaco per pochi giorni, e poi si è visto anche in sala Renato Ritelli, che è di Scandale ed è candidato a Crotone, sempre con la Bianchi, nelle liste dell'UDC. Gente ce n'è, non forse tutta quella che si poteva immaginare. Infatti prima si era parlato di ingresso ad invito, invece poi si è lasciato libero l'ingresso, forse considerando il fatto che oltre 2000 inviti non sarebbe saputo a chi darli. Non sono stati organizzati pullman, c'è qualche piccola delegazione, abbiamo visto i giovani di Cotronei, c'è un manifesto, uno striscione di Pallagorio per il candidato a sindaco, altri striscioni che chiedono comitato precari scuola Crotone, insomma, è tantissimo, come ho detto nel primo filmato, tantissime foto della candidata Bianchi. Ecco, abbiamo incrociato, non so se è entrato nel video, come si chiama? Oddio, vabbè, poi ve lo dirò dopo. Mentre l'attesa comincia a farsi fremente e c'è gente che arriva ancora adesso, alla faccia mia, che sono arrivato ormai da 2 ore quasi. Ecco il mitico Gaetano Megna, giornalista di Televiogene, in cerca di notizie. Quello che dicevo prima, che non mi veniva il nome, è l'onorevole Filippelli, che abbiamo incrociato prima. Mentre adesso vedete inquadrati tutti i miei colleghi, diciamo, cameraman, fotografi, giornalisti vari, nella postazione loro assegnata, perché pare sia impossibile farsi un po' più avanti per vedere meglio la situazione e fare al meglio il proprio lavoro. E col presidente Berlusconi si ragiona così, non si ha la possibilità di essere liberi, da qui anche l'idea di fare l'ingresso ad inviti per evitare contestazioni. Vedremo cosa succederà.